8 maxelle involtini genovesi per 4 persone. 8 fettini sottili di fesa. 100 g di polpa di vitello. 3 cucchiai grandi di pinoli. Maggiorana e prezzemolo. 2 foglie di alloro grandi. 50 g di funghi secchi. 2 cucchiai di concentrato di pomodoro. 100 g di salicia. Aglio. Sale e pepe quanto basta. Olio evo. 3 cucchiai di parmigiano grattugiato. Preparazione tomaxelle involtini genovesi. Iniziate, prendete un tegame e ci fate subito rosolare la salsiccia che sia stata precedentemente sbriciolata con la polpa di vitello a dadini. A questo punto prendete una ciotola e unite tutti i pinoliti tritati insieme con la maggiorana e non dimenticate funghi precedentemente ammollati e ovviamente il parmigiano, uova e carne rosolata. A questo punto dovrete salare e pepare e mettete nel mixer. Quindi stendete le fette di vitello e poneteci sopra un po' del composto fatto prima. Meglio se mettete tutto verso il centro. Ora potrete arrotolare aiutandovi con stuzzicandeti per fermare. Separatamente usando una casseruola, soffriggete aglio e prezzemolo. A questo punto mettete il concentrato di pomodoro insieme, un mezzo bicchiere d'acqua e alloro. Adagiate gli involtini e cuocete a fuoco dolce per 30 minuti circa. A questo punto non vi rimane che impiattare.